Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele, oggi in compagnia della mia auto in quanto andremo a scoprire insieme il nuovo specchietto smart della Xiaomi. Curiosi? Beh, iniziamo subito! Show my starts recording. Lui si chiama Xiaomi 70 Mi MiDrive D07 e ve ne parlai qualche mese fa, recuperate la sua video recensione nella scheda qui in alto a destra. Si tratta, come vedete, di uno specchietto retrovisore smart con la funzionalità principale di essere una dashcam, anzi una doppia dashcam frontale e posteriore. Per montarlo non dovrete smontare nulla in quanto va applicata semplicemente tramite queste fascette di gomma sul vostro principale specchietto retrovisore. Come vedete qui abbiamo la telecamera frontale completamente orientabile a 360 gradi, mentre una parte frontale, spero che riesca a mettere a fuoco in quanto si tratta di uno specchio vero e proprio, troviamo il display da quasi 10 pollici, 9.35 pollici per l'esattezza, mentre la telecamera frontale è Full HD con un angolo di visuale di 130 gradi. Può essere montata su qualsiasi specchietto retrovisore senza particolari problemi e la telecamera frontale può essere regolata tramite questa slitta. In dotazione troverete l'accendisigari con ingresso USB, il lungo cavo USB, micro USB per alimentarla, un comodo, chiamiamolo un mini piede di porco per andare a sollevare il tettuccio della vostra auto e far passare il cavo di alimentazione, quindi non avere cavi a vista, e anche la telecamera posteriore che vedremo tra un istante ed è disponibile in due versioni, ma vi spiegherò tutto tra poco. Ho atteso così tanto per portarvi la seconda parte di questa video recensione in quanto sì, lo specchietto mi è stato inviato qualche mese fa in anteprima, ma è stato rilasciato sul mercato solo poche settimane fa e io ho avuto modo di provarlo, credetemi, solo da pochi giorni e ne sono rimasto davvero soddisfatto. A differenza dello specchietto smart che vi recensii un annetto fa circa, recuperate la sua video recensione nella scheda da qui in alto a destra, questo Xiaomi 70 Mi MiDrive D07 non distrae particolarmente dalla guida, in quanto si tratta di una dashcam che svolge unicamente il ruolo da dashcam, quindi niente navigatore, niente browser internet, niente applicazioni strane. Con questo registrate e guardate cosa c'è dietro di voi, in quanto una volta spento non c'è davvero nessun problema a guardare alle proprie spalle sul lunotto posteriore ed è applicato anche un trattamento antiriflesso che è molto comodo quando guidiamo con poca luce. Non abbiamo il display touch ma unicamente tasti fisici posti nella parte inferiore e questa è un'ottima idea in quanto evita di riempire lo specchietto di ditate che possono essere molto fastidiose durante la guida. Bene, vediamo cosa ci offre questo bel display, questo bello specchietto smart che è davvero molto reattivo. Intanto la registrazione è già attiva, come vedete abbiamo il microfono, la data in alto a destra, possiamo attivare o disattivare il microfono, il sistema operativo è interamente in inglese quindi facilmente comprensibile. La seconda icona permette una registrazione di emergenza manuale, altrimenti lui va a registrare in loop, minuto per minuto, e anche le situazioni più gravi, magari durante un urto, le registra in una cartella a parte e questa è una cosa davvero fantastica. La quarta icona è per entrare nella galleria che vedremo tra un istante e la quinta invece per le impostazioni, dalle impostazioni video, impostazioni di sistema con anche il monitoraggio, il parking mode ad auto spenta, SD card, applicazione, update, insomma, sistema operativo davvero carino, essenziale. Secondo me si tratta di una versione molto personalizzata e minimizzata di Android. Comunque, quel che potrete fare con questa dashcam è intanto registrare quello che c'è davanti a voi e quindi regolare anche la telecamera frontale, registrazione che avviene sulla micro SD interna che dovrete comprare a parte, andando a collegare la telecamera posteriore che come vedete ha un cavo davvero lungo e può essere anche collegata al fanale della retromarcia per attivarsi automaticamente quando inseriamo la retromarcia e quindi mostrando delle comode linee di parcheggio sul display, possiamo andare a ruotare
ad alternare la visualizzazione dalla telecamera frontale alla telecamera posteriore, che ora sta riprendendo le mie gambe, ma ora riprende me, come vedete. Ma un aspetto davvero comodo di questo specchietto è che la registrazione, quando sono collegate entrambe le telecamere frontale e posteriore, sarà in simultanea. Questo significa che registrerà subito, immediatamente, simultaneamente, sia quello che succederà davanti a noi, sia quello che succederà dietro di noi. Ed è davvero una cosa molto utile in caso di incidente, magari di tamponamento o qualsiasi altra situazione. E poche telecamere, poche dashcam permettono questo sistema di sicurezza. Andiamo nella galleria e vi mostro che abbiamo il video d'emergenza della telecamera frontale con tanto di audio, microfono molto buono, ma anche il video d'emergenza registrato dalla telecamera, in questo caso chiamata telecamera di backup. Eccoci qui. Funzione davvero molto molto utile, ragazzi. Vi ho accennato poco fa che in commercio esistono due versioni di questo Xiaomi 70 Mi Mi Drive D07. La prima è quella mia, la versione principale, con la telecamera di backup, la telecamera posteriore Full HD con un angolo di visuale di 120 gradi, mentre è disponibile anche una seconda versione con la telecamera posteriore di qualità leggermente inferiore ma con visione notturna. Quindi scegliete voi la versione che preferite. Volendo inoltre potreste collegare questa telecamera posteriore o sulla targa, quindi usandola come classica telecamera di parcheggio grazie alle linee guida che vi aiuteranno in tal senso, oppure andare ad incollarla tramite il biadesivo sul lunotto posteriore della vostra auto. Questo renderà di fatto lo Xiaomi Mi Drive D07, questo specchietto smart, una sorta di specchietto retrovisore digitale. Quindi andrete a vedere quello che c'è dietro di voi in formato digitale sullo specchietto. Ed è una cosa già permessa da alcune auto, mi viene in mente ad esempio la Honda E, e potrebbe essere una caratteristica molto utile magari su un camper, su un camion o quello che è, insomma, comunque veicoli che solitamente non permettono di guardare alle proprie spalle con il classico specchietto retrovisore. Ora considerate che l'ho posizionata in maniera molto rudimentale, ma l'idea è questa: posteriore, frontale, posteriore, che diventa praticamente uno specchietto retrovisore elettronico. Un'altra caratteristica molto apprezzata grazie alla Wi-Fi incorporata è la possibilità di connettere lo specchietto alla sua applicazione dedicata, la classica 70 Mi. Vi basterà associare lo specchietto per connettervi e andare quindi a manovrarlo tramite la vostra applicazione. Potrete vedere quello che sta registrando, scattare foto e video in remoto e accedere a tutte le varie impostazioni disponibili per questo specchietto. Quali sono i principali difetti di questo prodotto, o comunque di questa tipologia di prodotti? Beh, diciamo che il difetto è solo uno: se avete una macchina piccola, tre cilindri, quindi con vibrazioni molto molto forti nell'abitacolo, come nel caso della mia Toyota Aygo, a bassi regimi lo specchietto tenderà leggermente a vibrare e questo non è bellissimo per quanto riguarda la sicurezza. Ma se avete già una macchina più importante, con motore 4 cilindri, quindi più fluido, con meno vibrazioni, non avrete assolutamente nessun problema. Ma parliamo ora di prezzi. Quanto costa lo Xiaomi Mi Drive D07? Beh, a dire il vero nemmeno tanto. Infatti su Banggood è disponibile a 80 euro circa per la mia versione con la telecamera posteriore classica e qualche euro in più per quanto riguarda la versione con la telecamera posteriore con visione notturna. Trovate il link ed eventuali coupon d'acquisto qui sotto in descrizione video. Se vi piace magari acquistatelo e fatemi sapere cosa ne pensate lasciando un bel commento.
Lasciate un commento anche se avete dei dubbi o delle domande o se volete chiedermi qualcosa. Mi raccomando ragazzi, vi aspetto qui sotto. In descrizione video troverete anche i link per altri specchietti di questo tipo che io vi consiglio, e anche i link per entrare nel nostro canale Telegram ufficiale delle offerte, dove pubblicherò le offerte sempre aggiornate su questo prodotto e tantissimi altri, oltre ai link per il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi! E infine amici, se questo video vi è piaciuto e volete supportarci, vi ricordo che tutti i nostri contenuti sono totalmente gratuiti per voi, ma se volete ci basta un semplice like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. E direi quindi che questo è davvero tutto, buona guida sicura a tutti, noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!